today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. Giovannoni, voto 8. Coach Trullo non crede ai propri occhi. Guilherme esce dalla panchina come un tarantolato. Se ne sbatte di tutti i difensori che lo marcano e nel traffico, con il suo paso doble, con il suo corpo sinuoso, la Joaquin Cortés, trova sempre delle parabole stranissime che baciano il ferro del canestro con una sensualità incredibile. È sempre più Mao calda, ma soprattutto si accende con una rapidità che nemmeno un fiammifero all'interno di un alto forno. Microonde. Marcelinho, voto 7,5. A inizio gara gli fischiano due falli in un amen e lui si innervosisce. Lui, Mao Santa, si ricarica in panca e quando rientra sul parquet sa cosa deve fare. C'è bisogno di un tiro? Basta chiedere. Alla fine è come sempre uno dei migliori. La sua produzione di punti è industriale, 23 in 24 minuti. E qualcuno ha visto i difensori alternatisi su di lui, ubriachi fradici a fine gara, iscriversi all'anonima alcolisti. Torero. Tat, voto 5. Era il pericolo pubblico numero 1 con i suoi quasi 30 punti realizzati di media. Beh, qua al Flaminio Mauro Morri a inizio gara gli si stampa addosso come un gronchi rosa. Fox, voto 7. E questo chi è? Per caso Edson Orantes do Nascimento, in arte Pelé? No, è Abdul Fox from Broadway. Abdul è l'anima, è il cuore di questi granchi. Nel primo quarto, quando Jesi spara molte delle sue cartucce, il ragazzone newyorkese tiene a galla la squadra con i suoi canestri, con la sua applicazione difensiva. Poi, dopo aver messo un apostrofo rosa fra le parole «Oggi vinciamo», si ritira in panca ad agitare l'asciugamano come nemmeno un capultrà. E quella t-shirt verde-oro indossata a fine gara fa capire ancor di più che è il capo carismatico del gruppo, leader massimo. Morri, voto 7. Coach Trullo gli affida il compito più improbo, limitare il talento offensivo di Raymond Tatt, l'uomo dai trentelli facili. Lui ha fisico e tecnica per farlo. Il buon Mauro fa il suo compito, anzi di più. Mette fuori partita il talentuoso americano e gestisce la squadra con grande raziocinio, davvero playmaker. Dispensa palloni al bacio e guida la rimonta della VIP con un gioco da tre punti nel momento topico del primo quarto. Poi, beh, gli assist a campetto sono il suo must. Ne distribuisce 5 con tanti saluti al suo dirimpettaio Lupo Rossini, difensore. Di Marcantonio, voto 6,5. A metà gara qualche tifoso è uscito e se n'è andato a casa sorridente come non mai. Gli abbiamo chiesto perché, come perché, ci hanno risposto. Ho visto schiacciare Lollo con una prepotenza incredibile. Dopo questo posso dire di aver avuto tutto dal basket. Lollo ha il corpaccione, Lollo ha il physique du rôle, è il 5 puro. E in più si applica come nessuno qua a Rimini li aveva mai visto fare. Vuole i minuti e si li conquista grazie alla sua nuova mentalità. Matthews, voto 8. Lui è the chief e quando il capo indica una strada, i suoi compagni devono seguirla. A guardare la partita ti viene da pensare, beh, questa sera lì non è lo stesso di domenica scorsa. E invece the chief ti spara l'ennesima doppia-doppia in faccetta da 5 stoppate, un paio d'ascella. E 4 recuperi che ti fanno capire che sotto il canestro riminese non c'è tanto da saltare. Alla fine lì ha chiuso nuovamente il Flaminio e Augusto, il custode, si è già rivolto ai sindacati per tutelare il suo posto di lavoro. Angelico. Ciorciari, voto 9. 9 come i suoi assist, 9 per la presenza, per il suo gioco brioso e spettacolare che a saperlo prima. Un assist con un no-look pass salutando in tribuna l'amorosa che nemmeno nell'NBA. Una schiacciata, e che schiacciata, in faccia ai lunghi della SIC, che per uno alto 1,85 m scarso. E quando può correre il Pampa Diego mette il turbo, tanto che Rossini e Stanic stanno ancora vagando per il Flaminio cercando di prendergli il numero di targa. Fa dei passaggi inverosimili, tanto da far spellare le mani al pubblico. Tanto che in curva un paio di ragazzi, mentre si esaltavano per le sue giocate,
hanno sputato il chewing gum, convinti persi di avere in bocca un peyote, il fungo tanto caro ai hippies messicani. Allucinogeno. Tifo, voto 9,5. La curva è sempre più piena e sempre più calda. Questa volta la parata di bandiere era quasi completa. C'era quella verde-oro, Star and Stripes per Fox e Matthews, quella argentina, quella Ossi per Moore. Mancava quella italiana, ma c'è sempre tempo per rimediare. E quello striscione, beh, quello striscione per Morri, ogni tiro letale, parla da sé. La curva si identifica con la squadra si identifica con la curva. Lo spettacolo è tornato, la curva è tornata. Torcida.